Ma in effetti a questa domanda ho già risposto in gran parte, e in gran parte ha risposto anche lei, perché in effetti sono sviluppati in industrie altamente qualificate, in strutture veramente altamente qualificate, che fra l'altro sono le strutture che normalmente producono sia farmaci originatori sia farmaci biosimilari. Devo dire che soprattutto in questi ultimi anni con i biosimilari, soprattutto degli anticorpi monoclonali, stiamo assistendo a un processo molto interessante, che quasi tutte, non tutte, le principali aziende farmaceutiche multinazionali producono sia degli originatori sia dei biosimilari, il che significa che automaticamente riconoscono che il biosimilare non è un farmaco di serie B, come diceva, ma è un qualcosa che possa aiutare il sistema ad essere sostenibile. Quindi, per quanto riguarda, vengono prodotti con le procedure che vengono a essere utilizzati, esistono delle biobanche particolari, da cui poi origina il clone cellulare che produrrà il farmaco biotecnologico in grandissime quantità. Tenete in considerazione un altro vantaggio molto teorico, ma che si è verificato in passato, la possibilità che più aziende abbiano a disposizione un determinato farmaco. Perché? È successo in passato quando un'unica azienda produce una determinata molecola che l'industria, la sede di produzione ha avuto dei problemi. Non è stato più in grado di produrre il farmaco, non ha avuto dei problemi di qualità, e a questo punto tutti i pazienti trattati non potevano essere più trattati. Avere a disposizione più aziende che producono la stessa molecola, molecola insomma che è assolutamente comparabile, oltre a chiaramente stimolare la concorrenza, che è sempre un fatto positivo in termini economici, garantisce anche la possibilità che sul mercato queste situazioni di shortage, cioè di impossibilità di produzione, che per una ragione o per l'altra si possono verificare, non esistano più. E addirittura a volte anche i siti di produzione diversi della stessa casa di originatore ha dei siti di produzione in Europa, altri siti negli Stati Uniti che hanno delle caratteristiche diverse, cioè sono dei biosimilari rispetto all'altro. Questo è un altro aspetto che garantisce evidentemente la qualità dei biosimilari. Come vengono approvati? Abbiamo visto che è una procedura centralizzata in Europa. Poi ripeto, l'FDA ha delle procedure diverse, il Canada ha delle procedure diverse. Ma devo dire che l'EMA da questo punto di vista è stata ed è molto rigorosa ed è stato un esempio rispetto a quello che si è verificato in altre realtà. E quindi sono dei farmaci a tutti gli effetti di serie A. Io sorrido un poco quando sento un discorso biologici e biosimilari. I biosimilari sono dei biologici, dei biotecnologici, basta. Allora, che hanno esattamente lo stesso meccanismo d'azione, quasi interamente la stessa struttura del farmaco, che ha gli stessi effetti, la stessa sicurezza. Però, come diceva il professor Sarsi Puttini, l'aumento delle conoscenze continua, la possibilità di avere dei registri, e questo è uno stimolo molto importante, la possibilità di rassicurare il prescrittore e il paziente è sempre qualcosa che dobbiamo tenere in Ecco, io considerazione. vorrei aggiungere un commento. Cioè, è chiaro che in questi 20 anni in cui abbiamo imparato ad utilizzare questi nuovi farmaci,
abbiamo anche imparato una corretta gestione del paziente. Cioè, cosa succede? Ad esempio, in Regione Lombardia noi vediamo il paziente sostanzialmente ogni 2 mesi, ogni 4 gli facciamo una valutazione clinimetrica, il paziente ha un numero di telefono col quale ci può contattare, questo ci consente da un lato di gestire meglio quelli che sono gli effetti collaterali anche severi, o di dare al paziente un consiglio utile, ad esempio se una donna rimane incinta, se ad esempio c'è un'infezione, se c'è una vaccinazione da fare, cioè abbiamo imparato a gestire la presa di carico del paziente che utilizza farmaci biotecnologici e questo ovviamente ci ha consentito anche di instaurare un rapporto di share con il paziente che si fida di noi, per cui anche l'avvento, ad esempio, nella mia struttura di farmaci biosimilari è stato vissuto non come una cosa traumatica, ma come un criterio di scelta condivisa perché loro si fidano di noi. Ecco, questo meccanismo, cioè la creazione di un rapporto di condivisione è molto importante nel paziente cronico, perché migliora l'aderenza, migliora la fiducia del paziente nei confronti della struttura e rende la struttura anche in grado, e noi lo facciamo ogni 6 mesi, di adeguare la sua decisione terapeutica, perché in qualche modo è comune a tutti i medici, a tutti gli operatori che lavorano nella struttura stessa. Ecco perché è molto importante che di fianco alla disponibilità di questi farmaci, che sono ovviamente un impegno economico rilevante, però non ci dimentichiamo che ci vogliono anche le persone, ci vuole anche l'aspetto umano, cioè chi in qualche modo poi aiuta il paziente a gestire meglio questi percorsi terapeutici, questi cambiamenti, ad esempio il paziente che abbia un flare, il paziente che deve cambiare una terapia, non ci sono soltanto ovviamente i biosimilari, sono tutta un'area di trattamento, di strategia terapeutica, che è molto più complessa rispetto a una volta, ma che ovviamente rende il medico e il paziente insieme responsabili della strategia terapeutica. Questo è fondamentale, questo ci aiuta anche rispetto ad altre realtà dove c'è meno attenzione a queste cose, ad avere, secondo me, meno effetti collaterali o a gestirli, ad esempio, in maniera molto migliore.